Nessuno verifica niente. Buzz, 21 anni, il più giovane poleman della Superbike, ha sparso la voce uno dei cronometristi, meglio di Edwards che ne aveva 22. E tutti a scrivere. Valle, il più giovane è stato Govert in Australia, al debutto nel 94, addirittura era un wild card. Se c'eri, magari te lo ricordi, se non c'eri, e nemmeno io c'ero, esiste Wikipedia, se voglio documentarti. Johnny Ray, sorprendentemente secondo nelle prove, dicono in TV, sorprendentemente. Eppure la pista test del suo team l'anno scorso ha fatto un secondo e un quarto posto, solo per sfortuna non ha vinto. Va bene, seguivi un altro campionato, però da giornalista preparati prima della gara. Fai il giornalista, vai a raccontare una cosa a milioni di persone, preparati. Questo vale anche per chi scrive sulla carta. Niente. Infatti Ray ha anche vinto oggi. Milano va forte. Questo è sempre in TV, perché la Ducati qui è avvantaggiata. E Davis che prende un secondo e mezzo? Nessuno va più nelle curve o nelle varianti a vedere come girano i piloti. Giuliano, alle curve 3, 4 e 5 ad Assen, dove si guadagna, arriva impiccato, rischia, però esce forte. Davis spezza in tre, perde. Johnny Ray fa una traiettoria tutta sua, tutta diversa, non la fa nessuno così, neanche Aslam, che infatti prende le bastonate dal compagno di squadra e non gli assomiglia neanche da lontano. E la sua pista è canepa, la sua Ducati è meno potente, la guida morbida, fluida, rotonda, burrosa, come si guidavano una volta alle 2:30. Lui tutta la pista la fa così, non c'è un'interruzione, una sbavatura. Sembra che vada pianissimo e invece sta davanti a un sacco di superbike. Poi ci sono le BMW che sono rabbiose ma molto, molto nervose, e le Kawasaki uguali, e le Bimota che vanno come le BMW con lo stesso motore, però sono rotonde e si muovono come le Ducati. Questo ho percepito io che sono un blogger di merda che non capisce niente. Figuriamoci uno di questi bravi che se ne intende, cosa capirebbe se facesse un po' di sforzi. Nessuno va più a vedere di persona da vicino i piloti come guidano. Lo vedi chi va forte, che marce sceglie, che traiettorie fa, come ci arriva, che fatica fa, dove sbaglia. E dove sbaglierà probabilmente, dove prova delle cose, dove le proverà probabilmente anche in gara. Sono tutti inospitaliti a fare incetta di panini, patatine, a chattare, a fare selfie e a fotografarsi come in vacanza, a mettere su Foursquare per far vedere che ci sono stati. Inizia la trasferta dal giovedì con le foto nell'aereo e finisce la domenica sera al ristorante, sempre tutti insieme, tutti amici, tutti felici, ma di moto un cazzo. Io le faccio anch'io queste cose, però un minimo di interesse per quello che vai a fare, soprattutto se ti pagano, ci potrebbe essere. L'importante nella giornata è decidere dove si va a mangiare.